Amici di Zona Zone, siamo in compagnia del nostro barman Ibest d'eccezione Davide Groppi, che è il proprietario del Vento Ariel, ristorante qui di Camogli sul Porticciolo, e oggi Davide ci preparerà un Martini Cocktail. E vai! Diciamo, probabilmente il pre-dinner più famoso al mondo. Esatto. Fatto in tanti film. Allora iniziamo ovviamente, noi prepariamo una versione, dimenticavo di dire, una delle tante versioni del Martini, la più famosa, si chiama Martini In and Out, dentro o fuori. Praticamente, per spiegare velocemente, quando si prepara il martini, che è composto da 8 decimi di gin e 2 decimi di martini dry, andrebbero tenuti nei concorsi, quando si gareggia, i 2 decimi di martini. Quando si prepara al pubblico c'è questa versione, diciamo moderna, i 2 decimi di martini servono solamente a profumare il cocktail e vengono eliminati dalla base alcolica. Okay. Iniziamo raffreddando il vetro. Quindi un bel po' di ghiaccio. Un po' di ghiaccio. Guardate bene amici, così poi fate un figurone. Prendiamo la coppetta e raffreddiamo un pochettino anche la coppetta. Perfetto. Durante la preparazione del cocktail. Benissimo, si rinfresca con lo spoon un pochettino il vetro, si prende lo strainer, si butta via l'acqua in eccesso per non anacquare il cocktail. Dopodiché prendiamo il martini dry, versiamo 2 decimi. Ecco, sono importanti le dosi. Torno a ripetere, questa è la versione in and out, quindi non è da concorsi, i 2 decimi si eliminano. Si profuma il vetro di martini, si riprende lo strainer, si butta via il martini. A questo punto prendiamo il gin, io adoro lavorare con del semplice Tanqueray a seconda dei cocktail perché è un po' più secco e meno profumato, e si mettono gli 8 decimi. Si prende lo spoon, si elimina il ghiaccio dalla coppetta, strainer, guarnizione. Ci sono varie teorie di pensiero, le guarnizioni possibili nel martini cocktail sono due: o un twist di limone o preferibilmente un'olivetta verde. Perfetto. Il cocktail è pronto.